I consiglieri del Movimento 5 Stelle votano no insieme alle opposizioni al bilancio consolidato sperimentale del Comune di Livorno, presentato dalla giunta del sindaco 5 Stelle Filippo Nogarin. Il bilancio consolidato è stato portato in consiglio senza i conti di AMPS, partecipata al 100% del Comune, il cui bilancio non è ancora stato approvato. Alla fine hanno votato 23 consiglieri, 3 astenuti, 2 del Movimento 5 Stelle più il Presidente del Consiglio, il resto ha votato contro. Un colpo a sorpresa per Nogarin, che cerca di sdrammatizzare l'accaduto. Nessuna sfiducia verso il primo cittadino, solo democrazia. Il gruppo consigliare spiega in una nota che la giunta gode della più completa fiducia del sindaco, ma sottolinea anche che la politica è cambiata e che è giusto un democratico confronto lontano da dogmi prestabiliti. I consiglieri del Movimento 5 Stelle sottolineano che il documento era tecnicamente corretto e danno atto alla Giunta di averlo portato all'esame del Consiglio nei termini previsti. Abbiamo voluto semplicemente evidenziare, dicono, come il bilancio consolidato sperimentale fosse mancante di una partecipata importante come quella di AMPS. Peraltro fanno notare le responsabilità per la mancata approvazione del bilancio di AMPS non era assolutamente imputabile né all'amministrazione comunale né all'assessore Lemmetti, che godono della nostra più completa fiducia.